migliore pizzaiolo più piccante del 2023, beh, signore e signori, è Luigi Zappina! Zampina, calabrese di Catanzaro, il campione mondiale di pizza piccante 2023. La proclamazione è avvenuta al termine della 3 giorni del campionato mondiale di pizza piccante che si è svolto a Scalea, al Santa Caterina Village, dal 17 al 19 ottobre, con oltre 300 partecipanti da tutto il mondo che si sono messi in gioco gareggiando tra le numerose categorie di gara. È successo, sì, sono il nuovo campione del mondo. Io ce l'ho messa tutta, i sacrifici giornalieri sono ripremiati con questo titolo, perché per me è una grande soddisfazione. Senti, a chi dedichi questa vittoria? A mia moglie, che mi segue ogni mia gara, ogni mio passo, mi aiuta nelle preparazioni, mi aiuta in tutto. La dedico a lei, che sta sempre accanto a me. Ti aspettavi questa vittoria oggi? Aspettare no, però io ho visto uscire ho fatto dei buon prodotti, ho visto uscire dal forno belle pizze, quindi ero convinto che qualcosa l'avrei portato a casa. Il campionato mondiale di pizza piccante, giunto alla sua 22esima edizione, è nato dalla volontà di Francesco Matellicani di unire la regionalità calabrese del peperoncino piccante alla nazionalità della pizza. L'ideatore e organizzatore della manifestazione mondiale è riuscito in tutti questi anni a mettere insieme un team di professionisti ed esperti nel mondo della pizza e del buon cibo e a realizzare un campionato di pizza unico ed originale nel suo genere, uno degli eventi più importanti dedicato al piatto più consumato al mondo e in questo caso con l'aggiunta del peperoncino, simbolo gastronomico della Calabria. Presidente Matellicani, è finito il 22esimo campionato mondiale di pizza piccante, è andato tutto benissimo. Beh, avevo già pronunciato che sarebbe stato un campionato con un grande finale, lo è stato, e come già ho detto, forse l'avrò detto almeno 10 volte, il merito sicuramente è di tutti i pizzaioli che ancora una volta ci hanno dato fiducia. Sono venuti un po' da tutte le parti e facendo di questi tempi dei sacrifici, quindi capisco perché la situazione economica insomma non è delle migliori, e quindi vuol dire che mi vogliono bene, mi stimano e hanno apprezzato quello che in questi anni il campionato mondiale di pizza piccante ha costruito e che sta facendo, e quindi veramente una bellissima manifestazione, ma ripeto, è un qualcosa di eccezionale, perché quello che creiamo in questa manifestazione credo che non ci sia da nessuna parte. Questo me lo devono lasciar passare anche gli altri organizzatori, ma questo non vuol dire che i loro campionati non sono, però questo è un campionato familiare, è un campionato che raccoglie le emozioni, raccoglie veramente tantissime cose che in altri non li vedo, non li sento, invece loro stesso lo dicono, quindi se me lo dicono più di uno vuol dire che allora abbiamo trasmesso questa emozione e questa passione. Forse magari perché da un po' di anni a questa parte abbiamo dedicato questo trofeo dedicato a mio figlio Filippo, magari sarà per questo, e sono sicuro che anche lui da lassù mi sta dando la forza di poter continuare questa bellissima storia, questa bellissima avventura. Tante squadre dall'estero, ma questa Spagna cosa ha combinato? Beh, la Spagna era già nell'aria, perché anche qui loro sono ormai veterani, quest'anno gli abbiamo fatto anche il premio fedeltà perché sono 10 anni che non sono mai mancati a questa manifestazione, quindi quest'anno li avevamo, comunque sarebbe andata, noi avevamo già pensato di premiarli con un premio fedeltà. Poi fortuna ha voluto, bravura loro ha voluto, perché hanno anche capito, perché partecipano anche in altri eventi importanti come quello di Parma, e quindi ha fatto sì che comunque la loro capacità, la loro caparbietà e soprattutto, attenzione, la loro aggregazione, un gruppo molto aggregato, molto affiatato, molto coordinato, con un presidente che li vogliono bene, lo stimano, lo seguono e dà delle direttive eccezionali, quindi poi i risultati si vedono, il buon lavoro si vede sempre. Ben 40 giudici scelti e selezionati tra i migliori esperti e conoscitori dell'arte bianca e del peperoncino sono stati chiamati a decidere i migliori pizzaioli di ogni categoria, premiati alla fine della terza serata.
Vice Sindaco Alfano, oggi si conclude la 22esima edizione del campionato mondiale di pizza di piccante qui a Scalea. Siete stati vicino a questa manifestazione? Sì, siamo stati vicino, l'abbiamo sostenuta con convinzione perché crediamo tanto in questa manifestazione. Se è arrivata alla 22esima edizione ci sarà un motivo. Abbiamo visto anche quest'anno una grandissima partecipazione e un grande coinvolgimento. Tante le squadre che hanno partecipato e c'è stato coinvolgimento anche verso le scuole. Quella di ieri è stata una giornata veramente particolare, vedere tanti bambini che hanno partecipato ai laboratori di pizza è stato entusiasmante, e quindi questo ci porta a pensare che è su questo che il turismo soprattutto deve investire, perché un evento che destagionalizza il turismo qui a Scalea ma sull'intera Riviera dei Cedri è fondamentale.